Buonasera a tutti, scusate il ritardo, dovevo controllare la telecamera. L'argomento di oggi è l'estrazione di notizie, informazioni, dati, eccetera, da pagine web. Prima abbiamo visto come si analizzano i dati, adesso vediamo magari come estrarre informazioni che ci possono tornare utili. Allora, volevo partire da una domanda verso di voi, cioè vi siete mai trovati in una situazione in cui di fronte a una domanda veramente semplice vi è stata data una risposta assolutamente spiazzante? Cioè, facciamo un esempio molto stupido. Domanda semplice, posso avere un biscotto? Uno si aspetta che la risposta sia sì o no, eccolo qua, eccetera. Eppure magari a volte arriva una risposta che ti lascia perplesso, come ad esempio, eccoti il biscotto. No, scusate un attimo. Dov'è? Sì, è là in mezzo tutta quella crema. Sotto l'arancia, eccetera, bellissimo. Quindi adesso cosa devo fare? Devo smontare il dessert, devo tirare fuori un biscotto, raschiare via la crema, dopodiché devo filtrare via il caffè e a quel punto ho riottenuto il mio biscotto. Sembra una cosa ridicola, no? A me capita sempre quando navigo su internet. Pensate che io magari mi trovo di fronte a un sito che contiene una notizia, adesso non si vede perché ho dovuto fare tutta la schermata. Cosa abbiamo? Beh, semplice. Pubblicità. La mia domanda implicita è: ma chi te l'ha chiesta? Poi il titolo, ok, questo mi interessa, quindi lo messo in cassetto, l'immagine della notizia e dopodiché il contenuto, finalmente, quello che mi interessa. Articoli consigliati in 5 sezioni diverse. 1, 2, 3, 4, 5. Sono, penso, 30 articoli più o meno correlati che non ho mai chiesto. E i commenti che possono o meno interessarmi. E se ci pensate, questa è una situazione comunissima quando si usa il web. Ci troviamo di fronte a dei contenuti che ci interessano, immersi e mescolati con altre cose di cui non ci facciamo conto. E magari alle volte vorremmo salvare qualcosa, o una tabella, una lista di elementi, eccetera, un documento, un articolo, e dobbiamo trovare il modo di estrapolare tutto quello che ci interessa da il contorno che ci dà solo fastidio, ed è questo fondamentalmente l'argomento di oggi. Quello che vorremmo fare è arrivare al succo di questo, che è più o meno così: titolo, immagine, contenuto. Questa è la classica visuale che ottenete se usate quegli strumenti che si chiamano tipo salva gli articoli per l'essere dopo o cose del genere, ce ne sono tanti diversi. E giustamente quello che fanno in automatico tendenzialmente è fare un'analisi del contenuto e estrarre l'articolo, perché tutto il resto non ci interessa. Questo a volte possiamo volerlo fare noi con strumenti software automatici, perché ci interessa scaricare o registrare o convertire, estrarre solo alcune parti di una pagina. Quindi la presentazione è divisa sostanzialmente in 3 parti. La prima riguarda i concetti di base teorici che ci servono fondamentalmente per affrontare poi il discorso parlando la stessa lingua. Alcuni strumenti che possiamo usare, in particolare quelli che uso poi negli esempi pratici, che sono l'ultima parte, perché poi ci saranno anche altre cose che si potrebbero trattare, non c'è tempo, quindi verranno accennate solo alla fine. Però tutti quelli di cui parlerò negli esempi pratici sono comunque introdotti nella parte 2. Partiamo quindi con i concetti di base, e quindi in questa prima parte, che è un po' più semplice, vado veloce, così recuperiamo il tempo, abbiamo più tempo poi per gli esempi. Beh, quello di cui parliamo oggi sostanzialmente si chiama web scraping. Ho trovato questa definizione molto carina nella documentazione della guida di Python, che ho tradotto in italiano. E sì, sostanzialmente tradotto vorrebbe dire setacciare una pagina per estrarre i dati richiesti nel formato più conveniente per la struttura. Sono 3 elementi che ci devono interessare. Primo, i dati richiesti. Secondo, devono essere nel formato che è più conveniente per noi, e terzo, devono preservare la struttura originaria, e questo verrà finito più avanti, cioè devono preservare la semantica del contenuto. Dopo parliamo di cos'è la semantica. Una cosa che utilizzeremo molto è il concetto di pattern. Il pattern è praticamente, in inglese si può tradurre anche come motivo che si ripete, o una regolarità, ed è quello che noi sfruttiamo quando vogliamo estrarre informazioni. Cioè, se noi dobbiamo insegnare a un software o scrivere noi un piccolo programma
che con qualche piccola istruzione, in pochi passaggi va a estrarre quello che ci serve, dobbiamo insegnargli a riconoscere cosa ci interessa da cosa non ci interessa. E questo si fa con un pattern, cioè io riconosco nella pagina come è fatto, cioè che forma ha quello che mi interessa, e dico software estrai questo e il resto scappa. Quindi si può usare in due modi, o si usa per estrarre oggetti o per filtrare via altre cose. E combinando insieme queste due tecniche, di fatto quello che rimane è solo quello che ci interessa. Vi faccio un esempio molto banale, questa è un'espressione regolare, c'è scritto H1-6, vuol dire che questo pattern riconosce le parole H1, H2, H3, H4, H5 e H6, che sono le intestazioni in codice HTML. Tutto il resto non viene riconosciuto. Questo è per darvi un'idea di come potrei esprimere in un linguaggio cosa mi interessa. Se mi interessano solo le parole H1, H2, H3, H6, uso questa rappresentazione. Ce ne sono tante diverse, questo è solo un esempio per far capire di cosa stiamo parlando. Quindi un pattern è una descrizione molto breve di come è un elemento che mi interessa. In questo caso un elemento che mi interessa inizia con l'H e dopo è seguito da H2 fino a 6. Tutto ciò perché quello che ci interessa del documento è anche la sua semantica. Cioè non è solo estrarre informazioni, ma avere un'informazione è composta da due cose, dal dato e dalla semantica. Il dato può essere un numero, 5 è un dato. Ma se io vi dico 5, non vi ho dato nessuna informazione, perché voi non sapete che cosa significa 5. Non vi ho detto, ad esempio, è il numero di talk che avremmo voluto fare prima di farne 6, ad esempio. Allora, numero di talk è la descrizione del mio dato, descrizione più dato uguale informazione. Se non ho la descrizione, quindi la semantica, non ho informazioni, ma ho solo dati che sono sparsi, non so che significato che hanno, quindi mi tornano poco utili. Perciò quello che ci interessa è il ruolo e il significato degli elementi. Pensate ad un documento, prima abbiamo visto una notizia su un sito, la notizia è composta da un titolo, ha degli elenchi magari all'interno o dei paragrafi, ha delle tabelle. Il fatto che questo pezzo di testo sia un paragrafo e non un elenco è parte della semantica, quindi è il significato del contenuto che sto vedendo. Attenzione, questo non ha niente a che vedere con l'aspetto grafico. E se ci fate caso, alcune persone che scrivono documenti con un editor di testo, come LibreOffice per esempio, per fare un titolo scrivono una parola, poi la selezionano, mettono in grassetto, aumentano il carattere e dicono: ho fatto un titolo. No, non hai fatto un titolo, hai fatto una scritta che sembra visivamente un titolo, ma LibreOffice non ha idea di quello che quello è un titolo. Invece ci sono modi, come ad esempio cliccare sul menu a tendina e dirgli: questo è un titolo. Allora il programma si rende conto che quello è un titolo, ma non perché è grassetto ed è grande, perché quello è solo una cosa visiva, la riconosce una persona ma non la riconosce una macchina. Una macchina non può dire: questo è un titolo perché è grosso, ma questo è un titolo perché tu gli hai detto che è un titolo. Quindi quando noi estraiamo il contenuto da una pagina, dobbiamo far sì che questa informazione non venga persa a metà del processo, perché sennò dopo andare a reinserirla è un processo che è una specie di andare a tentativi e dire: ok, magari si trova una scritta grossa, presumo che sia un titolo, ma non è detto che lo sia. Perciò cerchiamo di mantenere tutto il significato. E le pagine web sono fatte principalmente per la parte che noi vediamo sul nostro computer quando navighiamo, da linguaggi basati su XML che si chiamano HTML. La XML è un linguaggio molto utile che è stato inventato per trasmettere dei dati che hanno una struttura. Ad esempio, sulla destra potete vedere un pezzo di codice XML che è un elenco di oggetti che... l'elenco si chiama persone, io ho detto che sono di tipo persone, il gruppo si chiama amici e i nomi sono due sottoelementi. Quindi sono degli elementi figli di persone, cioè sono contenuti all'interno. Questo è un linguaggio che si può usare per qualsiasi tipo di dato, perché voi potete inventare i nomi dei marcatori che sono lì, tra parentesi, triangolari, però effettivamente non è quello che viene usato nei siti web direttamente per i documenti. I documenti hanno un linguaggio che si chiama HTML, cioè già qualcuno ha deciso
quali sono le parole che vado a inserire qui, non è che me le posso inventare io, perché qualcuno le ha già standardizzate. Ad esempio, in HTML una lista non ordinata, an ordered list, si chiama UL, quindi ogni volta che vedete UL, questa è una lista con i puntini, cioè senza numeri. E lì è list item, che vuol dire elemento della lista. Però le liste, magari scritte da chi ha creato il sito, possono avere degli attributi come la classe o l'ID, eccetera, che chi ha creato il sito ha inserito, perché magari dopo li usa per cambiarsi l'aspetto grafico, eccetera. Ma sono tutte cose che noi possiamo usare per invece filtrare quando vogliamo tenerci qualcosa. E quindi molto spesso quando estraiamo dati da una pagina abbiamo a che fare con l'HTML, cioè il codice della pagina. Il nostro obiettivo è prendere il codice HTML, farlo passare dentro a un filtro, che vedremo come lo definiamo, in modo che quello che ci interessa passa, quello che non ci interessa va via. Molto, concettualmente l'idea di base è molto semplice. Un'altra cosa di cui voglio parlare, e visto che ho detto che le persone usano gli attributi dei tag HTML per applicarsi ad esempio gli stili grafici diversi quando creano i siti web, sono inseriti con CSS. Il CSS è una tecnologia che le persone normalmente usano per applicare gli stili di aspetto visivo, ma noi possiamo usare lo stesso tipo di selettore per dire al nostro programma: guarda che questo pezzo mi interessa. Quindi individuano elementi di interesse. Vi faccio due esempi, sono abbastanza semplici da usare. Per esempio, le tabelle con la classe num, se scrive table.num, vuol dire che tutti gli elementi di tipo table che hanno anche classe num vengono riconosciuti. Quindi se io dicessi a un programma che seleziona elementi table.num, lui mi dice ok, questo sì, questo no, questo sì, questo no. E quindi se io riconosco nella mia pagina che la tabella che mi interessa ha la classe num e tutte le altre no, io do questo e il resto viene scappato automaticamente. Un altro esempio molto semplice è individuare i punti elenco contenuti dentro a un oggetto che ha id main. In questo caso la relazione di essere inserito in è semplicemente il fatto che questo l'ho scritto dopo di questo. Quindi devo dire che tutti i V che sono dentro a un elemento che ha id main, si invita col cancelletto, allora vengono riconosciuti. Nel caso di prima, che avevo la lista che aveva classe amici, potevo scrivere punto amici lì, allora mi avrebbe riconosciuto tutti gli elementi dentro la lista che ha classe amici. Questi li useremo, la sintassi comunque si può controllare su internet, spiegati in 5.000 siti, era solo per farvi due esempi, ma li useremo in un esempio in cui andremo a estrarre delle informazioni dal sito dei Grappalughe, proprio per vedere come si fa. Poi un altro concetto che ci potrebbe interessare questa volta, non magari che è sempre già presente nei siti, ma a volte c'è, a volte no, sono gli RSS. Gli RSS sono una tecnologia sempre basata su XML, però che è molto furba, perché i siti che ci forniscono un RSS ci danno praticamente un link, semplicemente un collegamento, che noi andiamo a copiare dentro a un programma installato sul nostro computer o su un account online, e questo link presenta automaticamente gli ultimi contenuti di quel sito. Ad esempio, se io mi abbono, il termine che si usa è una cosa che non costa nulla, però se io diciamo mi iscrivo al link delle notizie del Grappalughe, che è sul nostro sito, ogni volta che viene pubblicato un articolo, io aprendo il mio lettore posso trovare quali sono gli ultimi articoli del Grappalughe, e questo continua ad aggiornarsi in automatico. Quindi se tra due giorni viene pubblicato il video di questo talk, per esempio, tra due giorni, aprendo il mio lettore, mi vedrò è stato pubblicato il video del talk su come estrarre le informazioni. Ma questo funziona con i blog, con i siti di notizie, con i social media, anche se ultimamente un po' meno. Addirittura si possono prendere delle caselle email e farle trasformare in RSS, oppure iscriversi ai podcast, quindi quando vengono pubblicati nuovi podcast, automaticamente e soprattutto senza andare sul sito a controllare, io vengo notificato che il contenuto è arrivato. Quindi cosa succede? Che uno può usare un lettore RSS, come ad esempio questo, è uno tra i tanti, si chiama Philly,
in cui io ho tutte le mie categorie in cui ho deciso di dividere i siti che mi interessano, e cosa succede? Che io seguo 50, 80, 100, quello che volete, siti, senza visitarne nemmeno uno, perché saranno loro che tramite gli RSS mi informano quando c'è roba che mi interessa. Quindi io non devo più visitare quei siti lì. Che ne so, questo è il feed del mio blog, io tengo solo per prova, per vedere se gli articoli escono correttamente e che non ci siano inceppamenti. Questo è un sito che parla di web design che mi interessa. Questo è un feed che cerca le ultime notizie con la parola Linux. E poi ne ho anche altri, e semplicemente ogni giorno, quando volete, aprite questa schermata e guardate cosa c'è da leggere. Fine, è chiuso. Non c'è più da visitare nessuno di quei siti lì. Quindi invece di visitarne 50 ogni mattina, ne visiti uno e vedi quello che devi leggere. Semplice. Come si chiama questo? Beh, questo è un lettore di RSS che si chiama Feedly, comunque ce ne sono veramente tanti, oppure anche quelli che si installano sul computer semplicemente, come dire, eccetera. Puoi usare uno qualunque, l'importante è che gli dai URL di tutti i siti che ti interessano e che offrono l'RSS. A cosa interessa a noi? Ci interessa che alcuni siti invece l'RSS proprio non ce lo danno. Quindi, quello che andremo a vedere è come ce lo facciamo noi, cioè partendo da un sito che non offre nessun servizio di questo tipo, ci costruiamo l'RSS e automaticamente ogni volta che c'è un contenuto che ci interessa veniamo notificati, senza più visitarlo. Perché se ci mettessimo onestamente a visitare 50 siti ogni mattina per vedere se c'è un articolo nuovo, sarebbe un po' scomodo, almeno per me. Poi. Ecco, questa era un po' la teoria, ho fatto un po' di corsa perché volevo entrare poi nel vivo. E vediamo gli strumenti che utilizzeremo in questa demo, se non anche una demo abbastanza veloce perché non c'è tempo però. Allora, il terminale, la shell, uno strumento che troviamo su tutti i sistemi operativi di Linux e in parte un po' diversa anche sulla sistemi operativi, è praticamente l'interfaccia del nostro computer senza le finestre, cioè noi diamo dei comandi e otteniamo delle risposte. Dando piccoli comandi ben scritti, riusciamo a fare tante cose, come ad esempio estrarre le informazioni da un sito, e vedremo dopo un esempio. Solitamente la reazione che fa le persone quando vedono il terminale per prima volta è questa. Però in realtà questo deriva principalmente dal fatto che la gente a volte ti vede che tu scrivi un comando e dice ma questo comando è lunghissimo, come fai a ricordartelo? In realtà il comando non è affatto lunghissimo, è semplicemente la composizione di piccoli elementi, sempre gli stessi, scritti uno dietro l'altro. Ma quando io ho imparato quei piccoli elementi che sono sempre uguali, faccio presto a scriverli tutti di seguito. Non è che è il comando che è lunghissimo e io l'ho imparato a memoria, è semplicemente ho imparato questo pezzetto e questo. A metterli dietro uno, dietro l'altro, cioè, sono capaci tutti. Quindi il trucco è imparare degli elementi piccoli che poi fanno cose piccole da soli, ma messi insieme fanno una cosa molto complicata, e ne vedremo un esempio tra poco. Vi faccio un altro concetto che si usa nel terminale, e capito questo siamo a cavallo, sostanzialmente è la pipe. La pipe è il simbolo che si inserisce tra i comandi del terminale. Immaginate ad esempio che, per usare un parallelo metaforico con la vita di tutti i giorni, un pasticciere prepara dei croissant, dopo questo pasticciere ovviamente li deve vendere, quindi li vende a un barista, il barista ha dei clienti, tra cui c'è il signor Pico Pallino, che va dal barista, compra un croissant, dopodiché lo porta a casa e lo regala a suo figlio Pallino. Tutto ciò come si formalizza nel linguaggio della shell? Questo pasticcere, pipe, barista, pipe, pico, pallina. E le informazioni passano in questo senso, come croissant appunto. Quindi se noi scriviamo un comando che fa una certa cosa, poi lo passa a un altro comando che fa un'altra cosa, poi lo passa a questo comando, ogni singolo elemento fa una cosa molto piccola e molto semplice, che è sempre la stessa, e che è molto facile da imparare a memoria perché è sempre uguale, sempre uguale. Dopo, quello che cambia è come io li combino insieme e quindi possono venire tante cose diverse.
E questo è quanto. Quindi la byte è il simbolo fondamentale che divide i comandi che noi inseriamo. Quindi quando vedete una persona che scrive un comando lunghissimo, in realtà non è un comando, ma sono tanti separati da queste pipe. E pipe in inglese vuol dire tubo, per ovvi motivi, perché l'informazione che esce da qua entra di là. Quindi è un tubo che collega per elementi. E l'ultimo, uno degli altri programmi che usiamo, che io adoro, perché è utilissimo, è il Pandoc. Pandoc è un software che si usa da riga di comando, ma con una sintassi molto breve, e praticamente è un convertitore di documenti testuali. Alcuni formati supportati sono HTML, Markdown, Open Document, quindi io potrei prendere un documento HTML in entrata e farlo uscire e diventa un documento ODT, cioè quello di LibreOffice, oppure un documento Markdown, o viceversa, faccio entrare un Markdown e esce fuori un HTML. E questo è il grafico dei formati supportati da Pandoc, che non si vede perché è piccolissimo, ma tutti questi formati possono diventare qualsiasi formato di uscita, sono tutti collegati tra di loro. Questo perché hanno avuto l'idea intelligente, che è quella di inserire un punto intermedio, cioè tutti i formati in entrata vengono convertiti in un unico metodo formato che è uguale sempre, e dopo questo formato viene convertito nei vari formati di uscita. Quindi per aggiungere un nuovo formato basta che io collego formato in entrata, al punto intermedio, al punto di uscita. Tutti gli altri diventano compatibili automaticamente. E questo è geniale, perché estenderlo è molto semplice. Può fare PDF, TEC? Sì, ci arriviamo per poco, come il team in LaTeX e in ODT. E ti fa una sorpresa. Però sono preparato. Ho studiato. Per programmare useremo, faccio un esempio veramente piccolo perché volevo tenerlo breve e semplice, con Python. Python è un linguaggio di programmazione, scripting, che è molto semplice da imparare, e soprattutto se io vi faccio leggere un esempio di 5 righe e voi non avete mai usato Python, lo stesso si capisce cosa vuol dire, perché è scritto in maniera molto concisa e molto chiara. Questo ovviamente uno può farlo in tutti i linguaggi che vuole, però Python si adattava bene a questo scopo perché è semplice e perché è comprensibile. E non solo per questo, ma anche perché il concetto di Python, quando uno lo installa, è che lo slogan è include le batterie, cioè nel senso, io installo Python ma ho anche un sacco di componenti, di librerie che mi consentono di fare cose senza scrivermele io, ma cioè senza creare il programma, perché ci sono già tutti i pezzi già fatti, mi basta solo prenderli e automaticamente praticamente ho già tutto, basta solo unire i puntini, ma i puntini sono già lì. Altri linguaggi di programmazione, per fare le cose più banali, richiedono che voi create proprio da zero tutte le funzioncine più piccole per le stupidaggini e dopo le mettiate insieme, ma quello può perdere un sacco di tempo. Quindi, ad esempio, useremo l'XML, che è un modulo che elabora HTML e XML, quindi non ci dobbiamo occupare di interpretare il codice HTML, perché c'è già un modulo che lo fa e lo fa benissimo, quindi non dobbiamo ricreare, reinventare l'acqua calda. E requests è un altro modulo molto semplice che mi consente semplicemente di dirgli, ok, questo è l'URL, scarica la pagina. E dopo è l'XML, questa è la pagina, trasformala in una struttura, e dopo questo è gli elementi che mi servono. Per i feed, invece, useremo Feed for Free. Feed for Free non è un programma, ma è un servizio online, quindi è un po' diverso, e lo slogan è abbastanza portentoso, cioè questo servizio converte qualsiasi pagina web in RSS, ovviamente devo dirvi un attimo come voglio che venga convertito, cioè non è che fare tutto in automatico, però effettivamente aiuta molto. Cioè io posso dare una pagina web e dire guarda, questo mi interessa, questo, ogni volta che cambia crea un elemento nell'RSS e automaticamente mi supporto l'RSS. E questo RSS si può fare passare per altri servizi, per gli utili dei tocchini. Ad esempio posso prendere un RSS che ha solo i link, adesso purtroppo è una cosa che si sta andando diffondendo, magari i siti di notizie ti danno l'RSS e ogni elemento contiene le prime 5 righe della notizia, poi c'è scritto per leggere tutto clicca qua,
Sì, grazie. Allora cosa uso io stesso a fare se ogni volta devo cliccare? Magari sono in treno, ho sincronizzato il cellulare la mattina perché gli RSS sono scaricati, non ho internet e devo cliccare... No, voglio un RSS con il testo intero della notizia. Ci sono strumenti che te lo fanno in automatico. Non sempre funzionano perfettamente, però in genere sì. E questi sono tre degli strumenti, ma più o meno si assomigliano tutti. Il discorso è solo... ne uso uno piuttosto di un altro in un sito perché magari su quel sito specifico il secondo funziona meglio del primo o viceversa. Beh, si fanno un po' di prove e poi si vede. Ecco qua, questa è più o meno la carnata di tutto quello che andremo a utilizzare oggi e vediamo gli esempi. Allora, come primo esempio l'ho messo anche nel titolo, ho parlato di ricette. Quindi ho preso un sito dove c'era una ricetta interessante di questi docenti. Poi se scaricate le slide in PDF avete anche il link cliccabile in cui proprio si apre la pagina. Allora, c'è questa pagina in cui io ho tra virgolette un po' imbrogliato perché ho già attivato il filtro della busta, tutto che uso di solito, quindi già alcuni elementi di disturbo non si vedono, però effettivamente sono lì. Quindi ne devo tenere conto quando vado a fare il mio programmino che estrae le cose, se deve anche ricordare di filtrare via quelle cose lì. Ho il titolo della ricetta, una foto, difficoltà, preparazione, eccetera, descrizione, ingredienti, altra descrizione per passaggi che è qui sotto che non si vede. E quello che mi interessa fare è andare a estrarre, diciamo, questo pezzo, no? Magari lo voglio stampare, lo voglio inserire in un documento che contiene altre ricette. Oppure vedere in treno, come dicevi prima? Sì. Adesso questo sito specifico ti dà anche i biglietti a scaricare, quindi vabbè. Però era solo un esempio per dire, si può fare un po' comunque. Particolarmente utile, chiaro che se ho una pagina, potrei anche dire che faccio copia e incolla in LibreOffice, pulisco, sistemo e ok. Ma se ne ho 10 dello stesso sito, faccio prima a scrivermi due righe di codice molto veloci che fanno tac 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 e 10 me le fanno subito automaticamente senza nessun problema. Ok, quindi andiamo a vedere l'inizio e la fine del contenuto in mezzo a tutto quel codice HTML, perché se voi andate a vedere il codice HTML è veramente pieno di qualsiasi roba, tra pubblicità, link correlati, immagini eccetera, è un ammasso ingarbugliato. Però noi individuiamo in questo codice i due pezzi che ci interessano, cioè dove inizia e dove finisce. Inizia con questa impostazione, vedete H1, l'esempio di prima, H1 vuol dire impostazione 1, e qua c'è il titolo, e c'è anche una classe. La classe mi può tornare utile perché posso usarla per capire dov'è il... perché c'è un nome ben specifico che si chiama FN. E poi, vabbè, altre cose, link, eccetera. Poi questo è l'ultimo paragrafo della ricetta e sotto vedo che c'è un riquadro che si chiama Tools. E questo riquadro io suppongo che ci sia anche su tutte le altre pagine perché hanno la stessa forma, cambio solo il testo della ricetta ma il resto è uguale. Quindi una volta che ho individuato questi due elementi posso dire ok, parto da qua, arrivo fino a qua, tutto il resto lo scatto, tiro via gli stili, i colori eccetera e mi rimane un documento semplice. Problema, il codice HTML qui ve l'ho già semplificato un po' e messo in ordine, non è mai in ordine, è sempre un casino allucinante ed è tutto storto, tutto. Quindi individuare un chiaro inizio e una chiara fine è complicato. Tutto solo. E qui arriviamo. Se no, diventiamo le cose non fatte. Chiaro. E qui arriviamo al trucco numero uno. Benissimo, prendiamo questo documento HTML, automaticamente colpando lo convertiamo in Markdown. Markdown è una sintassi molto pulita e molto ordinata per scrivere documenti, che ha pochi elementi essenziali, ha intestazioni, tabelle, però non nella versione originale ma nella versione estesa, elenchi e poco altro. Quindi sostanzialmente io prendo la pagina e la converto in Markdown. Ho anticipato un po' quello scritto qui, uno è un linguaggio semplice per testi strutturati. E appunto quello che facciamo è usare un comando con pipe, la vedete là in fondo quella barretta verticale, proprio la pipe. Quindi questo tutto un comando unico, ma in realtà sono due pezzi. Il primo è il CURL che semplicemente prende questa pagina e la stampa
cioè stampa il codice della pagina sul mio display, non fa nient'altro. Però io invece di stamparla sul mio display la passo a Pango e gli dico guarda che ti sto passando in entrata, cioè from HTML to Markdown, quindi io voglio tu da HTML la converti in Markdown e me la stampi di nuovo a video. Quindi io a video vedo questo testo lineare, bello, preciso, con le intestazioni separate, tutti i paragrafi in ordine, senza elementi che rompono le scatole. E già quello è molto più semplice da interpretare, perché posso, adesso sì, posso filtrarlo. Scusa, ma curl passa solo formato testo? Senza foto, senza niente, giusto? Le foto sono inserite come URL dentro la... Ma quando le faccio scorrere con curl si vede solo il testo? No, vedi il codice HTML della pagina. Sì, senza sì, immagini. Sì. No, è solo codice. Codice. Esatto. Ah, giusto, solo codice. Cioè questo praticamente se io faccio curl e basta, vedo tutto il codice, inclusi questi due pezzi interessanti. Sì, sì, però sì, vedo sì, tutto sì, il resto. Sì, sì. Ma quello che mi interessa è passare a questo invece. Dopo la conversione Markdown vedete l'infestazione come è diventata. C'è la classe scritta tra parentesi graffe, perché questa è la versione di Markdown che ha un po' di aggiunte rispetto a quella classica, e infatti sono rimaste anche i div che sono i rettangoli trasparenti, che nella versione standard di Markdown non esistono, però io preferisco rimanere sul Markdown di Pando perché ad esempio questa classe qui mi sarebbe sparita e non avrei avuto più nessun affibbio per capire esattamente dove era il titolo. Allora, rimanendo sul Markdown di Pando, che ha un po' più funzioni, mi rimane anche, ad esempio, questo, il pulse è rimasto. Quindi io so che parto da qua e arrivo qua. Questa è la mia idea, no? Ovviamente qua c'è un trattino perché c'è tanto testo, c'erano tutte le istruzioni che ho saltato. Però vedete che la struttura è già semplificata. Se la guardassimo tutta, però sarebbe un papiro di codice, vedremo una differenza enorme tra la semplicità del Markdown e la conquista dell'HTML. Che qui forse non si apprezza moltissimo, però già dal titolo si può abituire. Allora, cos'è la nostra idea? Vicino al titolo c'è appunto FN, e quello mi... Cioè, non è che tutti i siti così, mi sono accorto che questo sito è fatto così, l'ho osservato e mi sono reso conto che è così. E mi sono reso conto anche che dopo la ricetta c'è sempre div plus web tools. Allora io a questo punto cosa voglio fare? Voglio prendere questo flusso di testo che arriva, filtrarlo ancora con un altro file e dire ok, tutto quello che arriva di .fn lo scarti, lo ignori. Tutto quello che è dopo class equal tools lo ignori di nuovo. Magari tirami via anche la riga class equal tools, perché è più. Potrebbe anche non dar fastidio, ma anche sì, quindi la tiriamo via. Come si traduce questo? Così. Con grep. Grep è uno strumento che semplicemente ricerca cose, quindi tu dici cercami questo e lui ti dice solo la riga in cui appare quello. Solo che io non voglio solo la riga, ma voglio da lì in poi. Quindi gli metto un meno A che vuol dire che vai un po' avanti, però non so quanto, l'ho messo un numero enorme che è 1.000.000, sperando che il sito ci stia in 1.000.000 di righe, se no potevo aumentarlo, insomma. Quindi quelle sono tutte le righe a partire da FN, con le graffe. Poi voglio tutte quelle che vanno fino a class equal tools, quindi D fa il contrario, cioè prendo tutte le righe prima di e inclusa anche quella però. Quindi arriverò fino a D class equal tools, e dopo tutto il resto viene scartato automaticamente. E l'ultimo passaggio, togli l'ultima riga, perché il div class equal tools non mi interessa. Poi effettivamente se io vado a riconvertirlo, quell'ultima riga non mi stamperà niente, quindi potrei anche lasciarlo, non è che sia proprio fastidio, ma diciamo per una questione di pulizia voglio filtrarla via. Quindi io rimango con questo blocco di codice Markdown che parte dal titolo della ricetta, contiene tutti i passi della ricetta e basta, non c'è più nulla. Adesso io prendo questo e lo riconverto come voglio, come? Con Pando di nuovo. Quindi Markdown ODT per esempio. Allora, questo è tutto quello che vi ho mostrato prima scritto di seguito con le file, sono gli stessi comandi ripetuti, quindi non sono nuove cose, semplicemente li ho messi tutti in sequenza e qui vengono, qui appare il mito dei comandi lunghissimi e impossibili da ricordare, perché in realtà non è un comando, ma sono 5 comandi,
che sono sempre uguali, solo che sono stati messi di seguito in modo furbo, quindi sembra che sia una cosa complicatissima. Se avete letto prima, passo passo, erano molto semplici. Quello che voglio fare io è ripassarlo un'altra volta quando. Quindi adesso partiamo da Markdown e mi vai in un file che si chiama ricerca.dt. E quando capisce che UDP vuol dire Open Document, quindi il formato di LibreOffice. Cosa verrà fuori con questa cosa? Molto semplice. Vi faccio vedere la prima. E viene in questo documento. E l'unico problema è che le immagini del sito erano molto grandi, quindi vengono tagliate fuori. Bisognerebbe aprire poi il documento, rimettere un attimo a posto, prima di stamparsi. Sembrava che sull'ultima versione di Firefox c'era mostra solo il riquadro di lettura, cioè mi sembra che fa un po'. Sì, cioè ci sono funzioni simili anche per il browser. E lì dipende perché a volte funziona, a volte no. Quella non è automatizzabile. Principalmente quello è la limitazione. Cioè se io voglio farlo per 10 pagine automaticamente, non posso farlo, qui sì. Se voglio farlo per 50 pagine automaticamente, con Firefox ci metto un pomeriggio, qui ci metto. Prima scrivo il programma, quando scrivo il programma ci metto 15 secondi. E lì cambia un po' la prospettiva perché il punto è che vogliamo rendersi la vita più semplice e vogliamo che sia fatto il più possibile automatico. Cioè se io devo intervenire a metà della pipe e aprire ogni documento per ritoccare dei pezzi, è comunque un passaggio che devo considerare nel tempo che spendo per questa cosa. E l'obiettivo è fare tutto in automatico. Se proprio tutto in automatico non si può, almeno fammi fare il minimo di indispensabili. Comunque sì, effettivamente quello di Firefox è una funzione simile a quella che abbiamo visto all'inizio, che prende un articolo e ti tira via la pubblicità, eccetera. In genere funziona, non sempre, però sì. Ok, però ok, l'obiettivo è bello perché posso prenderlo e modificarlo. Bellissimo. Però non mi piace che le immagini siano tutte gigantesche, poi alla fine l'aspetto grafico del documento di chi è quello che è. Vorrei direttamente che ci venisse fuori un PDF di qualità, bello, e con le immagini giuste, eccetera. Quindi parliamo di conversione PDF. Facciamo, premiamo il tasto indietro, cancelliamo l'ultimo pezzetto che abbiamo scritto di quando, che ritorniamo quando esce il Markdown. E diciamo ok, però io ho installato LaTeX, che è un sistema software che mi crea documenti di qualità eccezionale, quindi sarei contento se Pando potesse generarmi automaticamente un documento PDF usando LaTeX, senza che io impari come si usa LaTeX, ma semplicemente avendo installato. Si può fare. E siccome ci sono caratteri speciali in genere in queste pagine, è meglio usare LaTeX e quindi dandogli questo parametro, che vabbè, uno se lo scrive giù. Però l'idea è sempre la stessa, from markdown output ricetta.pdf. Allora lui cosa farà? Prenderà il mio documento che è riconvertito in markdown, leggerà quali immagini ci sono, si scaricherà tutte le immagini da solo, comporrà il documento, lo compilerà in pdf, mi butterà fuori il pdf, cancellerà tutti i file temporali da solo senza che abbia fatto nulla. L'unico problema che può succedere è se ci sono immagini che lui non riesce a scaricare, allora si interrompe, perché non può compilare un documento LaTeX se mancano le immagini. Quello è l'unico problema. L'altra cosa, vi consiglio di installare Pando per l'ultima versione del sito ufficiale, perché se usate quello nei repository ad esempio di Ubuntu, ho visto che è una versione un po' più vecchia e ho problemi con alcune funzioni. Però se installate l'ultima versione state sicuri che questo esempio è stato testato. Cosa viene fuori in questo caso? Viene fuori un documento LaTeX, che è questo. Tre pagine. Le immagini sono state correttamente, la presentazione è eccezionale, mi ha aggiunto i numeri di base, eccetera. Se volete vedere una versione zoomata, viene così. Non so se si rende l'idea, comunque è un documento con una qualità molto gradevole anche esteticamente. Bene, questo era un esempio con la ricetta. Si può cambiare, invece una ricetta prendere un articolo di un sito, e lì è ancora più semplice perché sono ancora più regolari, più semplici le pagine di articoli. Quindi potrei salvare tutti gli articoli di un blog dandogli solo il URL una volta che mi sono beccato dove inizia e dove finisce, e me lo faccio automaticamente. Ecco, parlando di siti, blog, eccetera, veniamo al secondo esempio. Questa è la pagina degli eventi di Gabbaluga.
ogni volta che c'è un talk, noi se riusciamo lo filmiamo e poi pubblichiamo un articolo, diciamo, in cui c'è il titolo, una breve descrizione, il video generalmente su YouTube o comunque qualcosa, e questo è quanto. Quello che interessava in questo caso, e questa è una cosa che abbiamo che ho usato veramente per diffondere i video del Grappa Lugger tramite Twitter, mi interessava avere una tabella in cui avessi il titolo di ogni intervento e il link di ogni intervento accanto. Dato che erano circa 40 interventi, non avevo voglia di copiarmi tutti a mano, l'ho fatto automaticamente, che veniva meglio. Allora, vediamo anche qui il codice HTML della pagina. Come inizia un talk? A me interessava solo l'inizio, quindi ho guardato principalmente l'inizio. Inizia con un div, cioè un rettangolo che contiene il post, vedete la classe post, quindi ogni evento avrà il suo div che lo contiene tutto. Poi dentro ho un'intestazione di livello 2, vabbè non è importante che sia una 2, però se lo prendiamo per buono, con dentro un link, ecco qua il link, questo mi interessa, questo lo voglio copiare. Per tutti i talk voglio questo link e voglio anche il contenuto di questo elemento A, che è proprio il titolo. Quindi H2 contiene l'A, che ha un attributo col link, e contiene il titolo. Questi sono i tre elementi che mi interessano. In CSS cosa succede? Che c'è un div.post, cioè che ha la classe post, che contiene un H2, che contiene un A, che poi ha un attributo href con link, e ha un testo che è il proprio il titolo che mi interessa. E allora qui facciamo un esempio invece con Python stavolta, cioè scrivere un brevissimo programma Python che mi va, dato il link, a prendere tutti i titoli e tutti gli URL e mi crea un foglio di calcolo che poi io posso aprire con LibreOffice e usare come fare. Allora, beh, le prime due sono solo per tipi di librerie che voglio utilizzare, quindi nel senso è solo un import semplicissimo. Importami il modulo HTML, importami request, perché dopo le uso, è tutto qua. Ma la parte clou è proprio questa, cioè il cons contenuto, ve lo chiamo così, request.get URL e text. Quindi quel cont prende praticamente il codice HTML della pagina di cui abbiamo parlato prima, solo che stavolta non lo elaboro con Pandoc o altri sistemi, ma lo elaboro con il modulo HTML. Quindi da questo contenuto mi crei un cosiddetto albero, potete chiamarlo come vi pare, però è un albero praticamente di elementi in cui tutti gli elementi della pagina partono dalla radice, e poi ad esempio c'è il div di tipo post, che contiene un titolo, che contiene un link, poi ce n'è un altro che contiene un altro titolo, un altro link, e così via. Io voglio solo dirvi, prendi questi elementi di questo tipo e estrai il link e il titolo. Come si fa? Con i selettori CSS di cui abbiamo parlato prima, con quindi CSS select, e gli devo dire cosa. Cosa prendi? Allora, devi prendermi un A, che sta direttamente dentro un H2, che sta dentro un div.post a qualsiasi livello di profondità. Poi, questi elementi, per ogni elemento di questi, mi tiri fuori il testo, cioè il titolo dell'articolo, e mi tiri fuori l'attributo ref, che è il link. E questi vengono salvati come coppie di valori dentro tags. Per ogni tag, per ogni team tags, mi distanti separati da virgola, finito. Questo viene stampato, quando faccio eseguire questo programma, viene stampato a video il contenuto di quello che è praticamente un file CSV, cioè un foglio di calcolo che posso importare in LibreOffice. Prova di quello che sto dicendo è questo. Quando lo apro con LibreOffice, ho la mia tabella in cui ho tutti i titoli su una colonna, tutti i URL sull'altra colonna. Poi ovviamente si può estendere, nel caso di quello che ho dovuto fare per il Lugger, era esteso in distraendo anche un'immagine per ogni link, perché ci serviva un'immagine e quindi era una terza colonna, però l'esempio semplice sostanzialmente è questo.
E quindi cosa ho fatto? Io ho preso il codice HTML della pagina, l'ho fatto analizzare da Python, gli ho detto gli elementi che mi servivano, lui me li ha estratti senza che io dovessi conoscere i casi particolari, perché il codice HTML poi è abbastanza infido su certe cose, a volte magari è scritto male, quindi un tag non è chiuso perfettamente. Se lo vado a fare con un sistema manuale è una procedura che tende a darmi degli errori che è difficile evitare, invece con questo sistema se ne occupa lui sostanzialmente, tutto automatizzato e non devo preoccuparmi. Ultimo esempio, dopo ho finito, creiamo un RSS, questa è una notizia di Bassano, mettiamo il caso che a me interessi avere un RSS con le notizie che mi arrivano automaticamente da questo sito del giornale. Se non mi ricordo male, il giornale di Vicenza non offre nessun RSS, quindi io dovrei andare ogni volta sul sito a vedere le notizie, e invece vorrei che le notizie arrivassero da me senza preoccuparmi di niente. E usiamo il sito che dicevo prima, che è Feed for Free. Quando lo aprite è molto semplice, create un account gratuito e gli dite voglio creare un feed, ok? E vi presenta questa schermata qui. La cosa importante è che qui bisogna mettere l'indirizzo della pagina da cui partire. Una volta inserita la pagina e premuto il pulsante ricarica, mi viene fuori ancora il famoso codice HTML della pagina, che è sempre quello. E adesso inizia la parte che è la parte di scienza, cioè devo dirgli dove sono i pezzi di cose che voglio estrarre. E infatti step 2, define extraction, quindi definisci regole di estrazione. Allora io di solito faccio una cosa di questo tipo, parto da una regola molto semplice che so che non mi estrae esattamente quello che mi serve e poi la raffino passo passo, perché è più semplice che beccarla giusto al primo colpo. Beccarla giusto al primo colpo è un po' complicato. Quindi parto una regola che magari semplicemente mi separa ogni articolo senza estrarmi nessun elemento, titolo, testo, niente. E poi riscrivo la regola un po' più migliorata in modo che venga estratta. Quindi, ad esempio, mi accorgo che ogni articolo è contenuto in un elemento che si chiama article, che è comunissimo perché è chiaro. Quindi voglio estrarre gli elementi tipo article, allora qua scrivo article chiuso article e in mezzo ci metto le graffe con il simbolo di percentuale, che è il modo che ha questo sito per dirmi questo è un pezzo che mi interessa. Però quindi qualsiasi cosa che è stata article e chiuso article è una cosa che mi interessa, almeno la deve tirare fuori. Tutto il resto verrà ignorato. Però una cosa c'è da dire, che questo article non è subito chiuso con il maggiore, ma anche altri pezzi di cui io non posso prevedere con sicurezza il contenuto. Quindi prima del maggiore, qui c'ho scritto aperta graffa, asterisco, chiusa graffa, che vuol dire questo pezzo può essere qualsiasi roba, però tu non darmelo perché non mi interessa. Cliccando Extract vedremo il primo risultato dell'estrazione, che sarà solo il contenuto di questi article, però tutti insieme, cioè il titolo e il link sono ancora tutti attaccati perché dobbiamo farlo dopo. Eccoli qua, questi sono i contenuti. E però appunto c'è ancora lavoro da fare, perché io voglio il titolo e il link separatamente. Quindi c'è ancora un raffinamento da fare. Controlliamo. Scrollando con la barra di scorrimento mi trovo che qua iniziano i titoli delle notizie, cioè H3 è un'intestazione di livello 3, H4, quindi abbiamo delle intestazioni di livello diverso, perché la prima notizia è più in evidenza, quindi è più grande. Vabbè, non è tanto grave, posso scrivere qui un altro asterisco tra graffe, perché ci sono degli spazi e io quegli spazi li devo saltare, perché lui fa un match esatto, cioè se c'è uno spazio in mezzo, non è che dice, vabbè, no, quello spazio c'è e tu volevi una cosa senza spazio in mezzo, quindi io te lo salto direttamente. Allora no, gli dico, metti un asterisco qui, vuol dire che c'è un po' di roba in più, non importa. Però quando arrivi a H qualcosa, anche qua non ho messo l'asterisco perché può essere H3, H4, non lo so. Allora inizi un altro spazio, che qua, questo e questo. E poi arriva la parte interessante, che è il link. Io voglio il link.
Quindi apro a href, prendo il link, prendo il contenuto che è il titolo e poi chiudo, asterisco, chiudo. Quello, quindi alla fine cosa ho? Ho due elementi estratti che sono questi, con la percentuale, e dopo ho questi che vengono saltati semplicemente perché non mi interessano, però sono delle cose variabili che io devo tenere in considerazione. Cliccando di nuovo extract, quindi è sempre andare giù, guardare, andare su, cambiare, andare giù, guardare e così via finché non ottengo quello che voglio. E a questo punto, ecco qua, ho ottenuto sul campo numero 1 il link, sul campo numero 2 il titolo. Adesso gli dico, con questa roba mi crei un RSS e lui lo fa in automatico. Basta dirgli qual è il titolo e qual è il link, praticamente, vabbè. Il titolo numero 2, link numero 1. Questo è il nome del field che gli do io, è a piacere, quello che volete voi. Quindi, il contenuto in questo caso non l'ho messo, cioè dovrebbero degli elementi in cui c'è solo il titolo, non c'è nessun testo. Però lo sistemiamo nel passo successivo. Quello che viene fuori, come anche prima, fornito direttamente dal sito, è questo. E qui potete vedere il feed in cui c'è il titolo della notizia, il link di tutte queste notizie e qua c'è l'URL. Questo URL lo posso copiare e dare al mio lettore, il programma che uso per leggere gli RSS, e mi tirerà fuori. Ogni volta che viene pubblicato un articolo ricevo il titolo e il link, però non ancora il testo perché lo facciamo dopo. Siccome estrarre il testo è più semplice se lo fa in automatico un altro strumento, prendo il link del feed e lo passo a feeds.net, gli do il link del feed che ho creato io con feed4free, faccio go e lui mi dice ok, questa potrebbe essere la registrazione del tuo feed. Titolo, e questo è il contenuto della pagina, lui ha estratto automaticamente il testo degli articoli. Adesso ho questo feed che lui mi dirà questo, perché è composto da più pezzi, e infatti questo pezzo è quello che ho creato io prima, questo lo aggiunge lui perché mi crea il testo completo. Prendo questo, lo do al mio lettore RSS e allora sì, mi arrivano le notizie con titolo, link, testo completo, e poi dipende dal sito se lo mette tutto perché a volte anche lo scrivono, leggi il giornale di titolo per finire, però vabbè, e tutto quello che c'è sul sito viene. Ma non è finita qui, perché se io volessi filtrare le notizie solo per certe parole chiave, passerei semplicemente a FeedShift. Passo il feed RSS e dico voglio solo notizie che parlano di Linux, che ha parlato di tutto il libro, purtroppo sono meno di quelle che vorremmo, però si può fare, quindi clicco filter e mi darà anche lui un altro indirizzo RSS, che posso prendere e finalmente dare al mio programma di lettura. Quindi abbiamo fatto un feed che ha titolo, link, testo della notizia, filtrato per parole chiave che interessano a me. Questo verrà recapitato nel nostro lettore RSS in modo automatico. Fatto una volta, continua a funzionare, non è che domani dovrò farlo. Se cambia completamente il sito, allora sì, bisogna modificare il primo dei tre che abbiamo fatto, cioè quello su feed.free, bisogna cambiare le regole e dopo sì, si aggiorna. Però comunque questo va avanti e continua a funzionare. Io ricevo l'RSS e rimango aggiornato sempre, senza nessun problema. Un'ultima cosa. Purtroppo per il tempo che c'era oggi non ho avuto la possibilità di parlare di altre cose che avrei dovuto mettere in altre due o tre volettori. Però vi volevo dare un paio di approfondimenti per chi è più interessato. Se volete ad esempio usare una cosa tipo l'esempio con Python, però poi creare voi un feed RSS proprio programmandolo, quindi estraendo gli elementi e poi creando l'RSS programmando, invece di Python può essere utile farlo in PHP, non perché sia questo fantastico linguaggio, in realtà non è che sia tanto meglio Python, anzi, però PHP è disponibile su tutti i servizi che potete usare come hosting per pagine web. Quindi se voi create un programmino in PHP che mi va su un sito, mi estrae i pezzi, mi crea l'RSS, potete caricarlo su un hosting o un servizio anche gratuito, ce ne sono tanti che vi fanno tipo creare un sito web, eccetera, piazzolare il mio file in PHP e do quello
come riferimento al violator RSS, quindi in quel caso ho tutta la potenza di una programmazione che faccio io per estrarre esattamente gli elementi, che è molto maggiore di quella che mi dà feed for peer fino a un certo punto, ma nei casi più avanzati posso voler programmare io tutto quanto, e allo stesso tempo ho sta cosa che sta su un server online, quindi è sempre disponibile, perché sennò dovrei tipo programmare il mio computer per farlo ogni giorno e caricarlo online per dopo andare a via. Cioè, così è più diretto, se voglio programmare io. Dei documenti di indietro non abbiamo parlato, però chiaramente se ho un'informazione che è dentro un documento PDF non è più come prima che ho il codice HTML, tutto proprio, bello, comodo. Magari è un PDF con delle immagini, allora devo usare, devo estrarre le immagini, perché convertire un PDF in immagini si fa facilmente. Però dopo devo prendere le immagini e passarle dentro a Tesseract, che è un programma di lettura caratteri, quindi io dall'immagine di un documento lo passo a Tesseract e lui mi spara fuori il testo del documento riconosciuto, ovviamente questo c'è qualche errore di ortografia e bisogna chiaramente bisogna correggerlo, però è sempre meglio che copiarsi 10 pagine a mano fondamentalmente. Oppure se ho un PDF che è veramente un PDF con del testo, potrei ad esempio prendere il PDF to HTML, passare il PDF e mi spara fuori l'HTML, l'HTML lo prendo con Pango e lo converto in LaTeX o Open Document automaticamente come abbiamo fatto prima. Solo che l'HTML non ce l'avevo già, ma l'ho creato io, ma è solo un passaggio in più in tutta questa bella sequenza di file. E poi le espressioni regolari, mi sarebbe piaciuto ma non ho avuto tempo, si possono definire dei pattern molto più avanzati per estrapolare gli elementi operando espressioni regolari, che si possono usare su Python, su PHP e su altri sistemi. È una cosa interessante, se vi piace questo argomento vi consiglio partite dalle espressioni regolari, molto interessante, e capite queste, praticamente siete all'80% del lavoro, vale la pena veramente. Bene, e questo è quanto, se volete farmi delle domande o delle curiosità, ditemi pure. Sto pensando, perché avere il font carattere, quello che è PDF, insomma, no, probabilmente era tipo, non so se è il vabbè, se lo converti in LaTeX, puoi dirgli qual è il preambolo. Quindi, se io gli dico nel preambolo, usa questa classe documento, e questa classe documento ha questi margini, questo font, questo, automaticamente quando Pando mi crea il PDF, prende quel preambolo lì, lo attacca all'inizio del codice LaTeX che lui produce da solo, mi compila il documento e quel documento avrà quella classe lì. LaTeX lavora così, cioè applica degli stili a dei documenti, non è che vai a definire i font a mano, eccetera. Applichi stili e hai una resa grafica che è omogenea. Sì, poi là è un discorso proprio avanzato di LaTeX. Cioè, e per Open Document non so come sia il discorso, se si può definire, o se no quando apri il documento ODT puoi anche applicargli un template, ma quella è una funzione proprio di LibreOffice, gli dici questo documento applicami questo stile e lui ti cambia tutti i paragrafi in un modo, tutti i titoli in un altro. Quella è una funzione standard di LibreOffice, quindi perché è un po' indipendente da lui. Se avete altre curiosità? Grazie.